Dai, se mi ne dici. Senta, mi aspetti qui per favore. Cerca lei in strada di Crapina? Cerco solo la strada di Crapina. Se non dice chi cerca, noi non diciamo dove è strada di Crapina. Cerca un certo Carlo Tofani. Non riceve visite. Nessuno? C'è nessuno? È aperto. È aperto. Buongiorno. Cercavo... Lo so. Mi hanno detto. Si accomodi. Grazie. Si levi il collo lì. Fa freddo qua dentro. No, vero? Mia moglie ha caricato la stufa prima di uscire. È andata a trovare suo figlio che ha avuto un bambino. Gli hanno messo il nome Mirko. Già che c'eravate, ho detto, potevate chiamarlo Marco. Ma che? Mirko. Si vede che Marco gli ricordava Venezia. Sono qui per un servizio su Torsus. Vedi ancora Torsus? Ma ci sono rimaste tante cose da chiarire. Le farò delle domande. Me l'ero immaginato.
Se ne sono dette tante, scritte tante di bugie. Ma anche te non scherzi quanto a bugie. Ciao, Storno. Ciao, Jacob. Cambiato niente, se è questo che speravi. No, no, non è questo che speravo. Sono cambiate tante cose invece. Guarda cosa ti ho portato. È la mia? È la tua, sì. L'hai conservata tutti questi anni? Un bel pensiero. No. Non è un bel pensiero. No. Non è un bel pensiero. Che devi fare. Sono malato. Mi resta poco da vivere. Dai. Dai, che mi fai un favore. Tutti questi anni. Un bel pensiero. Erano tutti traditori. Eravate tutti traditori. Eravate d'accordo con i tedeschi. Non dire cazzate. Sei sempre lo stesso, non capirai mai. Forse tu non lo sapevi. Eri un giovane stupido, anche se eri l'aiutante del comandante. Te lo ricordi il comandante come si chiamava? Galvano. Giovane e stupido. Siccome era un ufficiale come te, pensavi che fosse una persona per bene. I giudici ti hanno dato l'ergastolo per quello che hai fatto, Geco. I giudici erano stupidi anche loro! Vecchi stupidi! Certo, hai ragione, altrimenti non ti avrebbero lasciato a piede libero per farti scappare. Ci sono stati 40 morti su Risorso. 40! Queste non sono bugie! Tu non ci vedi quella notte, Storno? Dove eravate quella notte? Te, Galvano e tutto il reparto? Dove eravate? Quella notte avete preferito andare con gli sloveni anziché con gli italiani. Voi siete i traditori. Geco, dove sono gli sloveni? L'aspettano a Cerchina, al bivio per Vodice.
Jacob, ma che freddo che c'è! Zitto! Oh, io mi piscio dentro! Sta zitto! Rispondi, non fare... Nuvola! Osta, cieco, hanno colpito anche te. Sei preso. Quelli di Udine se ne stanno con le palle in mano. Invece di scoprire chi ha fatto la spia. Non sai anche te chi ha fatto la spia, cieco. Sono solo voci. Chiacchiere di paese. Ma che chiacchiere. Ma che chiacchiere. La spia l'ha fatta chi non era d'accordo a unirsi con gli sloveni! Tu sai di parlo. Ti faccio molto. Quelli sono partigiani come me e come te. Tutti quelli che combattono i fascisti sono partigiani. No, compagno. Tutti proprio no. Vedi, Gobbo. Chi rischia la vita siamo solo noi comunisti. Quei, li stai su in montagna, al caldo. Loro fascisti, Gobbo! Basta zitto, russo di merda, piantalo una buona volta! Jacopo, sta attento. Tu qua sei il commissario di zona, ma Udine, ci sono altri sopra di te. Vada bene a quello che fai, eh? No, Spaccossi. Non dire così, non siamo ragazzini. Il Gobbo è qui e può testimoniare. Diglielo, Gobbo. Diglielo quante volte abbiamo chiesto a Galvani e ai suoi di unirsi agli sloveni e di formare una forza unica per combattere i tedeschi e i fascisti. Diglielo. Io sono vecchio,
E il fiato lo risparmio. Portatelo su Appoiana dall'Alpina. La sarà al sicuro. Apri! Sono io il spaccaorti! Alpina dorme, chi è? Sono il spaccaorti, apri! Ho conosciuto quest'ora! Apri, Cristo! Spaccaorti, ma chi sono quelli lì? Sono degli amici! I fascisti lo trovano qui, ci ammazzano tutti e due e ci bruciano la casa, Alvina! Oddio, Diego, cosa t'hanno fatto? Eh? Alvina, lo devi tenere qua da te fino a quando non si rimette. Fino a quando glielo lasciate? Fino a quando sarà dritto. Voglio essere felice. Dai, andate, su. L'hai mai conosciuta tu, l'Albina? Sono. Era la mia donna. L'Albina. Non l'ho più rivista da quella volta. Che fine che l'hanno fatto. Diego, lo so che non devo. Lo so cosa fanno se ti trovano qui. Ma cosa ci posso fare? Mi piaci. Mi piaci. Ci hanno fatto un'imboscata. Lo so. Qua a Poiana non si parla d'altro. Qualcuno dice 40. Altri dicono più di 100. Mio cognato è stato giù a Udine ieri. E dice che i tedeschi hanno catturato 10 compagni. Lo sai, Albina? Io ho quasi 30 anni. Sono vecchio, la mia vita l'ho già fatta ormai. Nuvola andava per i 18 e Fulmine 17. Un bambino. È fortunato. Te lo ricordi, fortunato? Diceva sempre, io con un nome così la bella a casa la riporto di sicuro. Prima o poi glielo presento il conto a quelli. Qualcuno pagherà per tutti questi morti. Qualcuno pagherà. Thank you.
si dovrebbe mai guardare in faccia nessuno. Neanche i fratelli. I compagni di fede. Quanti ne hai ammazzati di quei ragazzi, eh? Quante madri hai fatto piangere? Rivolti la frittata, no. Storno. No. Rivolti la frittata. Sei tu che rivolti la frittata. Ogni tedesco tu ammazzavi, quelli poi salivano ai paesi. Ne ammazzavo 10. 10 poveri cristi che con la tua guerra non avevano niente a che fare. Lo sapevi questo, Geco? No, non lo sapevi. Però ti piaceva fare il condottiero, l'eroe. Io almeno la facevo la guerra. Voi la tiravate per le lunghe per non farla, perché per voi fascisti e tedeschi non erano nemici sufficienti da farvi accettare i comunisti come alleati. I fascisti e tedeschi non erano sufficienti. E questo è ragionevole. Ah, questo è ragionevole. Per voi? Per voi, non per me, per voi. Per voi. Per voi era meglio il nazismo del comunismo. Oh, sicuro, il nazismo è meglio del comunismo. Ma dai, il resto sono finzioni, come te. Sei finto anche tu, Umberto Pautassi, detto Storno di Pinerolo, generale dell'esercito in pensione. Perché sei in pensione, vero? Ostia. Hai fatto di strada per trovarmi. Carlo Toffani, detto Gecco, presente! Gecco il matto, perfido, fanatico. C'era chi diceva anche buffone. Avevo ragione, sai. Ero amato. Da chi? I compagni mi amavano. Le donne mi amavano. Sono stato disperato e felice, amico mio. Tu no. Tu non eri dalla parte giusta. E lo sapevi. Te l'ho mai detto? Che eri l'unico che salvavo di quella banda. Ah sì, te l'ho detto, perché eri stupido. Non mi sembra che tu mi abbia salvato nel momento che mi hai fatto sparare addosso per primo. Sai una cosa, Storno? Per tanto tempo ho pensato che tu fossi morto. Hai 7 vite, tu, come i gatti. Invece no, cazzo! Invece meritavi di morire anche te! Con Scabbia e Galvano e Falco e tutti gli altri attendisti traditori come te. Per colpa vostra sono morti decine di compagni. Sei uno sporco bugiardo, Giacomo. Lo sai benissimo che noi non c'entravamo niente con l'imboscata sull'isonzo. Vai in mona, Storno, vai in mona te e tutti i borghesi come te. Eppure c'eri anche tu sulle baite quando è arrivata quella donna, come si chiamava, ti ricordi, Storno, come si chiamava? Ada Zambon. Lo vedi che ti ricordi? E non ti ricordi che dopo che hanno impiccato quei 10 in piazza Udine, Radio Londra l'ha denunciata come spia? Lo sapevi, no? Sì, che lo sapevi. Lo sapevano tutti i partigiani. La Zambon lavorava al comando delle SS di Gemona. Una notte mi arriva una soffiata. La puttana.
lontana è rientrata Udine. E in casa. Chi è? Ada, Jacko ti sta cercando. Cosa? La mamma dice che devi scappare subito. Ma lei come lo sa? Oggi al cotonificio c'era la cognata di Spaccosti al suo turno. Ada, Ada. Ada, ma devi andare via subito. Sì. Sei sicuro in casa? Sicuro, da sola. I partigiani hanno sentito Radio Londra. Hanno fatto il tuo nome, lo sapevi? C'è! Abby, ho buttato giù la porta. Vi ho detto che l'Ada non c'è! Guarda che se non la troviamo ammazziamo te! Ma Jacko, Cristo! È solo una bambina. Non c'entriamo niente con i comunisti. Cambia questo fazzoletto, fa schifo. Il cambio. Shh, c'è qualcuno. Fermi! Alto! Chi siete? Fatemi riconoscere un tiro! Oh! Sgabbia, ma cosa fai? Ma chi è quella? Capitano! È arrivato il postino! Quella, postino! Andiamo, andiamo. Quanto tempo c'è di nulla? Buono! Nullo! Beh, nullo. Sgabbia, che ci fate qua? Abbiamo accompagnato postino. E questa qua? Al posto di avvistamento, la guardia, chi la fa? Lo dico, si può abbandonare il posto di avvistamento? E lei, scusi, chi è? Si chiama Ada Zambon.
Nadia Londra l'ha denunciata come spia. Non è vero, è una menzogna. Io non ho fatto niente. Io lavoro al cotonificio a Udine. Si sieda, si sieda. Se non ha fatto nulla, non le sarà fatto nulla. Mi scusi. Deve trattarsi di un caso di omonimia. Lo sa lei quanti zamboni ci sono in provincia? E allora perché scappare? Doveva mettersi in contatto con i garibaldini per chiarire l'equivoco. È esattamente quello che ho fatto. Lei è scappata la notte in cui Radio Londra ha fatto il suo nome. No, no. Io sono scappata perché Jack e i suoi mi stavano cercando. Ma tutti i partigiani sono come voi. Quelli mi avrebbero fatto fuori subito senza neanche farmi parlare. Non crederà anche lei che io sia andata a raccontare ai fascisti che i garibaldini volevano passare l'Isonzo? Tutti lo sapevano. Anche voi altri che vi siete rifiutati. Io non c'entro con l'imboscata. Già ha messo in giro la voce che a tradire siete stati voi. È lei. Se è una spia, facciamola fuori subito. Poi avvisiamo Jacko che ci abbiamo pensato noi. Falco ha ragione. Ha ragione. Bravo, ha ragione Falco, ha ragione. Per l'amor di Dio, non lo fate. Parlate di uccidere così senza neanche una prova. Ma allora siete delle bestie come Jacko. Siete uguali a lui. Comandante, stiamo fuori da questa storia. Non possiamo comportarci come Jacko. Non ci sono prove. Ma come non ci sono prove? Radio Londra l'ha denunciata come spia. Questo non basta, Falco, lo sai benissimo. Non basta. Non sarebbe la prima volta che Radio Londra denuncia un innocente. Chi ti ha detto di portarla qui? Me l'ha detto un garibaldino di nome Fuga. Lo vedi? Galvano, lo vedi? Ti pare che se fosse veramente una spia si sarebbe rivolta a un garibaldino? Dal parroco sarebbe andata, scusa. È vero, è così. Io sono andata dai garibaldini per chiarire la mia posizione. Ma la maca vale! Sei andata da Fuga perché era quello che ti portavi a letto prima del fascista, di quello lì, come si chiama? Faccia smorta! Ma non è vero. Ma come mi vengono in mente certe storie? Beh, anche se non è vero, te ne torni giù. Abbiamo già abbastanza problemi. Galvano. Se la rimani giù, una condannata a morte. Tanto vale che la fai fuori subito. Faremo così. Per il momento la tratteniamo qui alle baite. Poi mandiamo giù Postino con l'ordine di chiedere al comando di divisione notizie su questa Ada Zamboni. Ah, storno. Sei arrivato giusto in tempo. Sei cambiato. Sai, storno, ti ricordavo diverso. Perché non l'avete giustiziata la spia? Non c'erano prove. E tu questo lo sai. E tu lo sai quanto prendeva al mese la Zambon dall'SS di Gemona? 3.000 lire. 3.000 mensili. La pagavano perché faceva l'impiegata. Sì, mi coglioni. 3.000 lire a una doletta che avrà fatto sì e no la terza elementare. E tu lo sai chi gli aveva procurato quel posto? Quel disgraziato, il Fausone di Montignacco. Fascista e figlio di fascisti. Noi non abbiamo mai, dico mai, fatto giustizia sommaria, come facevate voi. Galvano voleva prove e queste non c'erano. Le informazioni che ci arrivavano dal comando erano tutte negative. Non si uccide una persona solo perché l'ha detto Radio Londra. No, non sta a dir morale. Se avete sempre ubbidito a Radio Londra, solo quella volta no. Eravate due attendisti, te, Galvano.
Galvano sapeva esattamente solo quello che gli piaceva sapere. Il resto lo cancellava. E tu? Sì, va bene, anch'io. Ma che i delitti vanno puniti, lo devono sapere tutti. Io lo so, lo so. Dovevate consegnarla al comando di divisione. E tutto quello che è successo non sarebbe successo. Avresti fatto lo stesso, non ti fermava nessuno. Ci sparava, si ammazzava. I morti venivano vendicati e dimenticati, perché la vita correva attorno. Correva. Hai nostalgia di quei tempi, Diego. Ma certo, eri potente, eri un eroe. La cattaburrone di Monfalcone è diventato un capo brigata della Garibaldi. E adesso? Sei pure un ergastolano. Sei un pensionato dell'ideologia. Ecco il minimo della pensione. Volevi edificare il socialismo? Eh? E dov'è questo edificio? Dov'è? Ah, faccelo vedere. Dov'è? Fa freddo in questa stanza. In questi ultimi tempi continuo a sentire spifferi. Li senti tu gli spifferi, storno? Perché tanti diritti? Perché? Era per un futuro migliore, certo. Per un futuro migliore. Non dovrei soffiarmelo così forte. Ho i capillari a tocchi. Lo sai come si chiama il mio male? È un male veloce. L'unica cosa veloce che mi è rimasta. A un certo punto subentrano emorragie da tutte le parti. Butti come una fontana e resti vuoto. È passato tanto tempo, adesso me lo puoi dire. Chi di voi se la faceva la Zambon su alle Malghe? Galvano? O te, generale di Megoioni? Maiale, Megoioni! Sparlo, voglio maiale! Ecco, guarda, lo vedi, e non dico bugie. Non possiamo rimandarla giù. Non possiamo neanche tenerla qui, però. Sei contenta? Con tutti i posti che c'erano, proprio qui dovevano portarla. Ha sentito che ha detto, Galvano? Lei sta qua e basta. E te la tieni d'occhio. Ho il muro da tenere d'occhio. E poi io non ci sto con una spia. Io non sono una spia. Però sei la donna di Faccia Smorta. Faccia Smorta è sposato. E comunque non è una spia. Ma se lo sanno tutti che i fascisti gli danno un tanto a spiata. Ma cosa ne sapete voi? Me ne state qui in cima, siete lontani dal mondo e volete sapere tutto di tutti. Voi non lo conoscete nemmeno Faccia Smorta. Lui è un maestro elementare e lasciatemi in pace. Scappia! Ma sei, che si fa domani?
faccia. Ci annoiamo, come al solito. Beh, scabbia, le prende fora? No, c'è solo me. Oh, sentite. Facciamo che pensiamo al pane? Comincio io. Il pane quello freschissimo, bello, caldo, proprio che ti gricchia dentro le mani, no? Che te crocchia, ignorante. Che ti gricchia, te crocchia, insomma. Il pan di segale, duro, da tagliare a fette e spalmarci sopra il burro. Il pane al ramerino, col rosmarino e l'uva passa, quella. Il pane biscottato, quello tutto croccante. E la pancetta, quella bella bianca con la venatura rossa. Ma che cazzo c'è? Ce la metto. Ma che c'entra? La pancetta è buona. Ma con la sima, cosa c'entra? Vado a dormire, per stasera ho mangiato abbastanza. Tabacco. Mi gatti un pochino. Che da fare? Cosa ne pensi? Di che? Lo sai, della ragazza. Penso che le prude se la fa grattare da un fascista. La gratterebbe io a quella là. Tu sei un esperto in grattamenti, Scabbia? Oh, ma che se ne va? Per voi era come essere in albergo. Pensione e bella vista. Noi combattevamo i fascisti esattamente come voi. Non lo puoi dire, storia. La nostra era una scelta tattica. Che paroloni, signor generale. Se chiudo gli occhi, mi pare di sentire Galvano. Ecco, guarda, chiudo gli occhi. Dai, va avanti. Cos'è, non parli? E allora parlo io per tutte e due. È andata come doveva andare, coi bravi borghesi col culo al caldo nascosti su in montagna e gli operai e il popolo giù in pianura. E dai, Tina, dai! Vado, eh? Ti sei noi, il mago della dinamite, andiamo allora! Ecco, metto dentro questo. Oh, spacca osso. È la terza azione che bastone. Se che c'era Geco, ste robe non succedeva, eh. Cosa volete da me, oh? Geco da Avvina, tu come il dir. Rapido. L'altro giorno sono passato da Poiana. Ho visto l'Albina alla finestra che si pettinava. Ma come fa ad avere i peli neri sotto la scella se lei è bionda? Domandi a Geco come fa. Sono sicuro che il peo che ha visto. Ma basta con le chiacchiere, no? Piantatela lì, quella macchina! Tutti qua sopra, dai! Andiamola. Domani vado a riprendere Geco. Thank you.
Gabbia, ci vuole la fiamma ossidica per quei pidocchi lì. Gabbia! Prova con una scurenza! Porto della mia misura. Mi vanno grandi. Sveglia! Sveglia, ragazzi! Sveglia! 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 Dopo, lui dopo. Giovani, giovani, dai! Forza! Forza! Pezza a tabacco. Quanti anni avrà secondo te? 25, 26. Non di più. Oh, Maria, sto latte. Mi raccomando la mattina. Devi fare sempre questo giro, hai capito? Sì. C'è umidità fuori, eh? Simpatico. A me la guarzione. Grazie. Grazie, stai da come è finito? Finito. Come ti pare qui? Così. Non deve essere facile. Non è facile, no. Con tutti che non mi levate gli occhi di dosso. Anche tu mi guardi, t'ho visto. Eh beh, sì, Almeno tu qualche volta sorridi. Certo che ti hanno messo in un bel pasticcio, eh? Già. Ma se tu non c'entri, non c'è da preoccuparsi, no? No, senti, guarda. Dillo chiaramente. Cos'è? Vuoi che ti ripeta che non sono una spia? Non sono una spia, va bene? Non ho niente a che fare con i fascisti, io. Io sono una povera disgraziata che lavora dalla mattina alla sera per mantenere la famiglia. Mio padre è un invalido, mia sorella è una bambina. È tutto sulle mie spalle, adesso ci mancava solo che saltasse fuori questa storia. Ma questo! Tu scopi come fascisti! Questo basta per ammazzare uno! Ma non basta! Non basta! Non basta! No, non basta! Questo scopa con sono fascisti! Sono due cose diverse! È una spia! Ma non è una spia! Due cose diverse! Due cose diverse! No, stai tranquilla, non aver paura. Galvano, il comandante Galvano, è bravo. Se lo dici tu. Sì. Bravo, Galvano! Trovare un fascista che ha sbagliato il reporto! Tu taci, bestia. È per il re lui, non fascista. Un Pinocchio è un premio a chi mi spiega la differenza! Il lancio! Il lancio, picciotti, dai! Arrivati la cinglese, dai, fermi! Dai! Gennaio 1945. Al comando gruppo brigate Osoppo dell'Est. Relazione sulla questione slovena. Primo, dopo il passaggio della prima divisione Garibaldi alle dirette dipendenze del nono corpus sloveno, le nostre formazioni sono rimaste ormai le uniche italiane in grado di contrapporsi alle mire nazionalistiche slovene in territorio veneto-friulano. Secondo, le forze slovene e garibaldine manifestano un'ostilità sempre più aperta verso le nostre formazioni e con una propaganda subdola non vogliono riconoscere che, come loro, anche noi
combattiamo per ideali di libertà. Tu stai perdendo tempo con tutte quelle relazioni, Carlano. Quante devo andare? 100, 1000? A che sono servite? La verità è che loro sono in tante, noi siamo in pochi. Non c'è legge. Le cose sono arrivate a un punto tale che se io incontro un gappista di Geco, sparo per primo. E magari nel dubbio lo faccio anche bravo, fuori. Bravo, spara lui, spara. Bravo. Tra partigiani almeno si dovrebbe parlare, no? Parlare, dialogare. Nullo, con i gappisti ci dialoghi tu, tu che hai studiato. Io preferisco parlare con questo. È più facile, molto più facile. Adesso basta! Sentite invece come chiudo la relazione. La questione slovena è grave, è minaccia. Primo, un'invasione del Friuli da parte degli sloveni. Secondo, il passaggio definitivo alla Jugoslavia di terre che sono italiane fin dal 1866. Pertanto, è necessario che i responsabili politici sconfessino le formazioni garibaldine che sono passate con gli sloveni per ben distinguere chi lotta per gli interessi della patria da chi lotta per gli interessi di un partito. Firmato il comandante Calvano. Approvo in pieno. Storno! Ma lo vuoi capire o non lo vuoi capire? Che cazzo succede qui intorno? I comunisti hanno fatto un patto con gli sloveni. Noi oggi vi lasciamo occupare il Friuli e voi domani, crollato il fascismo, ci aiuterete a instaurare anche in Italia il comunismo. Tutto questo va scritto, denunciato! Tu sei proprio un idealista, Calvano. Tu ancora credi nelle relazioni, nella diplomazia. Qua siamo in guerra, in una doppia guerra, contro fascisti e tedeschi e contro i comunisti come Geco. Tu manda pure la tua relazione. Io quando sarà il momento a Geco, gli manderò queste. Ti sarebbe piaciuto, Storno? E invece te l'abbiamo mandate noi. Quante pallottole ti abbiamo messo in corpo quella volta? Sei. Sei. Ostia. Lo so, sai, lo so cosa vuol dire avere una pallottola in corpo. Ma io ero più fortunato di te. Io avevo l'albina che mi curava. Tutte le mattine mi portava il latte. Latte caldo, appena munto. Ostia, che buon odore che la aveva l'albina. Fresco, come in albergo. Fai finta. Che buon odore che è. Sanno di latte. Appena monto per te. Sanno di mammella. Che la convalescenza è finita, Albina. Domani vado. Non ti fa più male. Domani andiamo a fare quattro chiacchiere con faccia smorta. Oh, allora bisogna che approfitto. C'è qualcuno? Chi è? Sono io, Spaccarossi. Qualcosa c'è ancora? Spaccarossi. Perché con uno come te non si sa mai quando torna. Io torno sempre da te. Va là, chissà quante lo dici. Ce la state mettendo tutta per farvi ammazzare. Ma c'è una ragione per buttar via la vita così, eh?
Noi non gli buttiamo mica la vita. Noi la diamo per il comunismo. Perché domani la nostra patria non sarà più l'Italia, la Jugoslavia, la Francia. Sarà il comunismo. Hai capito? Io non ti capirei mai. È proprio guarito. Te l'ho detto, io quella donna non la conosco. Non è vero! Sì, è vero! No! Sì che è vero! No, era la tua donna, lo sanno tutti. Basta, smettetela. Ho moglie, due bambini. Ora. Dai, vieni su, dai, vieni su. Guarda che ti conviene, sei per il ben tuo. Ma dai, Geco. Oh, te. Oh, se parli, fra un po' è tutto finito, no? Vero, Geco? Le suole baite dagli Osovani. Hai visto? Bravo. Così si fa. Dice chi ha a dire? Il ben tu va a dire! No, non la scavo la fuga per un fascista. Nemo, Lenchi! Oh, Nemo! Senza la guerra saresti stato un bandito, Jack. Saresti finito in galera. Invece hai fatto il partigiano. E sei diventato un eroe. Sì, ero un eroe. E se oggi mi dicessero, ecco Geco, puoi ricominciare tutto da capo, io rifarei le stesse cose, identiche, perché la nostra era la strada giusta. Figli del popolo in marcia verso un ideale di giustizia e di libertà! Rispettavano. Molti ti odiavano anche. Mi odiavano i fascisti e i tedeschi. E i collaboratori dei fascisti come voi altri. Eri solo un fuorilegge. Non c'era legge allora, storno. Vuoi capire, vecchio generale in pensione in cui io? Non c'era legge. Geco era la legge. Era il giudice. E boia. Avete ucciso quel poveraccio come un cane. Lo rifarei oggi stesso. Perché era un cane. Tu sai cosa faceva faccia smorta?
Faccia smorta! Faccia smorta! Eccolo lì! Faccia smorta! No. Tu non sei niente di faccia smorta. Alle sentie, mai comandante. Prego, faccia solo poco. Questo sì. Faccia smorta. Guardami, non sono io, un gesto, faccia smorta. Io faccio il salto, non c'entro, morto. Questo sì. Hai visto cosa succede? Hai visto? Lasciatemi andare. Per me non c'è più nulla da fare, faccia smorta, mi ha venduto. Non posso più stare al paese. Vado su quei partigiani. È una cosa giusta. La parte buona è quella dove vado io. Anzi, io ci vado anche un po' tardi. Io dico solo di andare al momento buono. È sempre al momento buono, mamma. Tu non sei capace a fare quel mestiere, Pimpo. Aspetta. Prendi questo almeno. Mettilo qui. Ferma le pallottole. Questa sbroda va in mona. Che darebbe un bel pezzo di poenta. Rapido. Certo che io al posto di Diego vi avrei perdonato. A chi? A faccia smorta. Faccia smorta se era un fascista e se meritava di morire, te capio? Sì, però Diego. E Diego che? Lo hai detto te? No, dica te cosa hai detto. Oh, dimmi cosa hai detto. Dai, ripetelo. Perché non lo ripeti? Dai, spaccosi, sei un povero Cristo. Rapido! Come il culo di un bambino. E la faccia di Geco l'hai guardata? Hai visto i segni che c'ha? Li hai visti sì o no? Dimmelo! Un anno fa a Orsaria, Geco, è stato preso dai fascisti. L'hanno picchiato per 3 giorni e 3 notti. L'hanno gonfiato come un pallone! Eh? Lo capisci? Gonfiato come un pallone! E se te oggi mangi questa gavetta di merda, è soltanto perché lui non ha parlato! Te capè! Passa da cool! Sei vecchio compagno. Una volta la pistola l'avrei avuta io sul naso. È un vento di neve. Come quella notte sull'Isonzo. Sì. Ti ricordi quella notte, Geco?
quando hanno ammazzato Nuvola. E beh, quella raffica era per te. Io non ho mai capito come hai fatto a schivarla. L'ho sentita. L'ho sentita nascere e ho scartato. In guerra è tutto qui, basta schivare la prima. Mio figlio più grande aveva 14 anni. Fosco. L'avevo chiamato così perché appena nato aveva l'aria girata. Come se si fosse già rotto i coglioni. Quello più piccolo aveva 10 anni. Polmo. I fascisti li hanno rificati davanti all'aria di casa. Assieme alla loro madre. Edite. Mezzo paese hanno rificato quei bastardi. Dicevano che proteggevano i partigiani. Quando sono arrivato io era già tutto finito. Lo sai, Jaco, la strada che porta sul paese è in salita. E mentre andavo su vedevo per terra della roba che mi veniva incontro. Ma tanta, tanta roba per terra. Sembrava del vino rosso. Invece era sangue. Elida era straiata con la faccia in su e gli occhi aperti. Di fianco tenevi due ragazzi, una a destra e una a sinistra. Intorno. Intorno c'erano tanti morti, ma io non li vedevo, vedevo soltanto loro. Mi dicevo, stai tranquillo, spaccavo, sì, stai tranquillo, ma dai che fanno finta. Non lo vedi che fanno finta. Adesso si alza e uno mi corre incontro come sempre. Sai, Jaco, io ogni raffica la cerco sempre. E non viene mai. Succede dentro? Succede che ha paura. Ha una paura quella poveretta. Lei dice che non c'entra, dice che... E tu? Che ne pensi? Io non lo so. Io non lo so, non lo so, non lo so. È troppo rischioso tenerla qui. E allora? Galvano cosa dice? Lo sai com'è fatto Galvano, no? Non sente ragioni. Dice che non ci sono prove. E ha ragione, scusa. No, nullo, Galvano non ha ragione. Sì, ha ragione, no. Ha ragione. Ma già che non servono le prove. A lui basta sapere che lei si trova qui. Mi faccio ammazzare a tutti. Quanti anni hai? 16. Sei comunista? Mio padre. Ma perché? Rispondi alla domanda. Perché se tu sei comunista, qua non ci puoi stare. No? I tuoi lo sanno che sei salito fin quassù? Comandante. Io sono grande abbastanza per decidere da solo. Ed io con quelli di Jaco non ci voglio andare. Tu conosci Jaco? Ogni tanto si fa vedere a Orsaria. Io sono di lì. Anche ieri l'altro era in paese. Sei sicuro che fosse lui? È difficile scambiarlo per un altro, comandante. Non è la sua zona. Il gobbo abita lì. È da un po' che in paese gira una brutta voce. Jaco sa che la spia è qui da voi. Chi lo diede quell'ordine? Questa domanda ho risposto mille volte. Quell'ordine l'ho dato io. Quell'ordine venne dai quadri dirigenti del Partito Comunista di Udine. Questa non è una domanda, questa è un'accusa. L'hai preso per un tedesco? Sono forse un ufficiale tedesco che ammassa la gente e dice, ah, io non c'entro niente. Io ho eseguito l'ordine. Io gli ordini li davo perché ho cervello.
l'anima. O almeno l'avevo. Io credo che tu non l'hai mai avuto. Non è vero. Non sarei stato un comunista. Senza l'amore per gli altri non si diventa comunisti. È la guerra, sai. È la guerra che ci rende uguali al nemico. Non fare finta di niente, Globo, sai benissimo perché siamo qui. Voglio un ordine scritto. Un ordine scritto? Ma ti rendi conto di quello che mi stai chiedendo? Stiamo combattendo su due fronti e non ce la facciamo. Fascisti e tedeschi davanti alle spalle con la gente che quando va bene non fa niente, se fa qualcosa è solo contro di noi. Ci abbiamo sopportato, adesso basta. Adesso si tratta di intesa col nemico, sì. Sì, a Udine fate finta di niente, fate finta di non sapere che si vedono quei fascisti e trattano con loro. Ma dai, Jake, lo sai che te era per lo scambio dei prigionieri. C'erano anche i nostri quelli. Non mi risulta, Spaccosi! E poi tu a chiacchiera vai bene. E quella puttana? Come la metti con quella? Hai sentito cosa ha detto Faccia Smorta? Deve essere un ordine scritto e sottoscritto. Jaco c'ha ragione. Senza un ordine scritto noi non ci muoviamo. Insomma, Gobbo, me l'hanno chiesto o no gli sloveni di sistemare la questione dello SUP? Sì. Sì, ce l'hanno chiesto, sì. Me l'hanno chiesto. E allora? Io sono pronto. Ma non voglio che la cosa passi come vendetta personale. Oh, ma quelli sono partigiani come noi. È possibile che non si può trovare uno straccio d'accordo? Ma quale partigiani, Spaccosi? Quelli nascondono una spia. A noi tedeschi ci chiamano banditi. Lo scrivono su un cartello e lo mettono al collo dei nostri ragazzi quando li impiccano. Banditi. Quanti uomini di Galvani hai visto con quel cartello al collo, eh? Jacob Brav. Figuriamoci se gli dai torto tu. Aspetta, Jaco, non facciamo cose di cui poi ci dobbiamo pentire. Oh, Gobbo, ma tu da che parte stai? Scusa, ma ti sei o non sei il commissario comune? Io sto solo cercando di farvi capire che anche loro combattono contro i fascisti. Pagheremo tutti per gli errori di Galvano. Firma il foglio, Gobbo. Almeno una lezione bisogna dargliela. Un avvertimento. E in quale veste? Con quale autorità? Questa qui è materia per il Comitato di Liberazione Nazionale. Ci vuole un'inchiesta autorizzata, Jaco, lo sai anche tu. E lo sapete anche voi, compagni. Va bene. Convochiamo giù Galvano e gli diciamo in faccia tutto quello che dobbiamo dirgli. D'accordo. Lo andiamo a convocare noi. Così siamo sicuri che viene. Il dottore firma il foglio e noi glielo portiamo. No. No, Jaco, no. Devo sentire gli altri prima. Li mettiti a sedere. La seduta è tolta. La riapriremo quando porteremo giù Galvano. Quelli sono convinti che la nostra scelta di metterci agli ordini degli sloveni è un reato vergognoso che dobbiamo nascondere. Ma noi non abbiamo nulla da nascondere. Noi combattiamo con gli sloveni per battere il fascismo, certo. Ma anche per instaurare in Italia una democrazia popolare progressista come quella che giace in Jugoslavia. E chi è contro queste aspirazioni è contro di noi e contro il partito. Sei tu, capo.
Sei tu che devi fermare. Disposizione del comandante Geco per l'azione. Tutti dovranno indossare pastrani e nascondere le armi. Dovranno fingersi sbandati, scampati a un rastrellamento. Davanti a tutti dovrà marciare rapido con i suoi. L'armata rossa gloriosa avanza e i tempi stringono. Firmato Geco. Oh. Ma dove che andiamo? Dobbiamo prendere dei traditori. E dove? Su. Vada Galvano. Amici! Vada Galvano! Fermi, un tiro! Comandante, ci sono una ventina di uomini giù. Scabbia dice di venire subito. Comandante! Comandante! Dai, voglio un altro segno. Dai! Guardate, Scabbia ci fa segno che tutto è regolare. Regolare un cazzo, mi fate avvicinare troppo. Ci siamo, arrivano. Oh, ancora un metro io ti parlo, Aspetta, aspetta un momento. Di dove venite? Di dove venite? Suonami, cazzo! Puttane giù! Cazzo, puttane giù! Vai. Adesso, compagno, adesso! Galvano, butta le armi, sei sotto inchiesta, Galvano, buttala giù! Giù le armi, Galvano, siete sotto inchiesta, dovete venire con noi! Noi chi? Sai benissimo chi siamo, Galvano, giù le armi! Geco, sei pazzo! Non sai quello che stai facendo! Io lo so cosa faccio, anche tu lo sai, giù le armi o tiro, Galvano! Giù! Come dice lui, butta giù. In ginocchio, Galvano! Giù, porco! In ginocchio. Fermo! 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 Ferma mica, sai? Cosa? Non mi ferma mica. Cosa? Fermo! Perché? Fermo! Dovevamo soltanto... Non ti muovere, papà. Fermi! Fermi, cazzo! Fermi! Fermi, cazzo! Fermi! Ti trovo bene, Galvano. Tira gli occhi! Tira gli occhi! Geco, preso! Preso un cazzo, vai a vedere! Spaccaosi, che fai lì anche tu, corri! Sangue! Sangue!
conosciamo una sola bandiera. Quella rossa, rapido. Bruciala. Bianchi, fermati. Non ce la faccio più. Ma non lo vedi che è mezzo morto? La bruciate la voi, con questo, Rick! Non tirare. Piso, chi sta cricru? Qualcuno ha gridato! Fascista, Galvani. Posso sedermi? Tanto. Hai già deciso? Sì, ho già deciso. Perché chi è fascista merita questo. E allora temo che ne dovrai accoppare parecchi. Tanto per te, chi non è comunista è fascista. Sì, sì. Io sono un figlio del popolo. Tu invece sei solamente un figlio di papà che se ne sta nascosto qui perché ha paura di combattere. Sei un fascista, Galvano, come quella troia. Ma sta tranquillo che faremo la festa anche a lei. Rapido! Sì? Che fai ancora qui? Cercatela, portatela qui! Osti, devo trovare sta baldracca, andiamo! Oh, è andato. Gudau, Shaw, è andato dove? Ma come dove? È andato giù, no? È morto. Tiao, gdzie? Corpo dov'è? Dovido Tokov Jack! Ah, sei duro, vai avanti, eh! Dovido Tokov Jack, visto solo Giaccone! Io vado via, eh! Хорошо, хорошо! Facciamo come dici tu! Ma è morto? Ah, sì che è morto! Siamo tutti morti ormai. Non ero nascosta. Stavo venendo da te. Sei una spia che se la fa con i fascisti. Non è vero. Sì che è vero. No. Ce l'ha detto proprio lui. Davanti al muro. Io gli volevo bene. Per me era soltanto un uomo. Cos'è? È proibito voler bene un uomo perché è un fascista. Jaco? È proibito. Sì, è proibito. Allora spara. Io non ho fatto niente. Non ho niente di cui vergognarmi. Anche a Gemona sei stata vista. In molti ti hanno visto. Ma mi hanno visto cosa? Che ho lavorato 3 mesi al comando della SS. E allora? Non era mica un segreto. Mi davano 3.000 lire al mese. A me servivano quei soldi. Perché tu al mio posto cosa avresti fatto? Jaco. Li avresti rifiutati. Avete sentito tutti? La troia ha ammesso la sua colpevolezza. No. Io non ho ammesso un bel niente. Perché io di nomi non ne ho mai fatti. Me l'hanno chiesto, è vero. Ma io me ne sono andata. Ho lasciato quel posto molto prima che Radio Londra. Abbiamo le prove che il comandante Galvani è un traditore. Chi vuole rimanere con lui rimanga, gli altri fuori dalla baracca. Tu sei un traditore, tu.
L'hai fatta ammazzare senza una prova, l'hai fatta ammazzare. Stai zitto! Stai peggio dei fascisti! Stai zitto! Zitto! Cazzo di zitto! Chi vuole rimanere rimanga, gli altri fuori dalla baracca. Ragazzi, uscite. Non ce l'ha con voi. Non ce l'hai con loro, vero? O sì? Fuori! Fuori! E tu? Non vai con gli altri? Crepa. Siete stati riconosciuti colpevoli di tradimento e per questo vi condanno a morte in nome del popolo italiano. Cosa fai, li ammazzi così? Eravamo d'accordo di portarli giù. Porteremo giù gli altri, questi rimangono qui. Allora? Sdoch, morto. Che te l'hai ricavata, non ci volevo credere. Mi fidavo di Spacosi, non era tipo da lasciarti in vita. E invece avevo sepolto quella storia, Stormo. Sono storie che si devono dimenticare, quelle, come le guerre, le epidemie. Dimenticare, dimenticare, dimenticare. Storno. Io sì. Ma che cazzo di idea ti è venuta? Vado lì e lo copro. Oggi. Sei scappato con un vigliacco. Immaginavo che lo dicevi. Cos'è? Male a scappare, forse all'ergastolo saresti contento. Perché lo fai, Storno? Per vendetta? No, ho letto troppi libri per ingannarmi sulla vendetta. Te lo dico io perché lo fai. Perché sei arrivato agli sgoccioli anche tu. Non bevi, dai. Alla tua. A te come va con i piedi? Io ho sempre avuto un problema con questi piedi. Caviglie mi si gonfiano. Senti, ti ricordi quel tale, quel piccoletto? Aveva delle scarpe enormi e dentro
c'erano dei fogli, tutti a cartocciai. E alla fine ho preso le sue di scarpe, le uniche che mi sono andate bene. Scusate, vorrei avere notizie del mio muro. Ha portato qualcuno più responsabile di te, Jacko? Allora lo chiedo a lui, noi vogliamo sapere perché siamo rinchiusi qui dentro. Di chi siamo prigionieri? Per cosa abbiamo fatto? Cosa? Hai ragione, chi dice che sei pazzo? Cosa conti di fare adesso? E tu? Io devo fare un rapporto. Un rapporto devi fare! Un rapporto vuoi fare? Basta, cieco! Stai fuori! Cosa fai? Stai fuori! Stai fermo! L'ha fatta grossa! Sapevi anche tu cosa andavamo a fare le baite? No! Non a sparare, per Dio! Lui può sentire. Faceva comodo anche a te a quell'idiotine, dai. Diglielo così. Nessuno ti ha dato ordine di sparare. C'eri anche tu quella sera a casa tua, Coppo. Tu sapevi. Lo sapevate tutti come poteva finire. Compreso il segretario della Federazione Comunista di Udine. Scusa, Coppo, ma Jacko ha ragione. Il partito doveva intervenire prima. Era nel conto che le cose finissero come sono finite. No. Sì! E così, compagno, la colpa è tutta mia, eh? L'ha detto, ci sono dei testimoni. Testimoni? Pazzo che sei! Quelli sono traditori, disertori, come tutto il loro reparto. Ti avverto, compagno, io non ci sto a prendermi tutta la colpa. Altri pagheranno. Altri che sono sopra di me e di te. Va bene. Va bene, Jacko. Facciamo così. Se sono stati fascisti, compagni, mettiamo in giro questa voce, che sono stati fascisti. Dai, tra qualche anno nessuno ricorderà più nulla. Si dirà che lì a Pursus i fascisti hanno ucciso un gruppo di partigiani. Tutto qui. Tutto qui è un cazzo. E con quelli là dentro, come la mettiamo? Gobbo, quelli sono ancora vivi. Come la mettiamo? Rispondi, Gobbo. Ma rispondi, per Dio. Gobbo, per Dio, dove vai? Vieni qua! Dove vai, Gobbo? Che ne facciamo di quelli là? Rispondi, Dio fascista, rispondi! Sei sicuro che sono insieme ad andare via? Li ho visti la più di spesso, ieri sera. Dovevamo farlo. Oh,
Leo. Non state a preoccupare. Lo portiamo su al comando. Vabbè. Allora. Relazione politica dei gruppi armati partigiani contro i capi reazionari delle formazioni cattolico soppo. Il giorno 7 febbraio 1945, tre battaglioni armati partirono per un'azione contro i comandanti delle suddette formazioni, accusati di alto tradimento. Di questa azione avemmo il pieno consenso della federazione del partito. Oh, ma sta così, ma che fa con la faccia da mordone? Ma mica mi vorrà far credere che mi ammazzi, ma che mi ha la zambone? Giunti alle località precisateci, trovammo 22 di questi individui. Io so che scherzarono. Ma che scelto quelli curvati? Prima di venire giustiziati, vennero interrogati sommariamente e confermarono di essere mercenari pagati bene. Firmato Geco. Tea! Ma che pure la posta? Questa faccia tristi, ma che vedete che ci ammazzano davvero? Era scherzo, stanno a far posta, ma che non lo sapete? Spaccaossi, ma che no, e diglielo. Dai Spaccaossi, iniziate. Ma Geco, l'hai spaventato abbastanza, torniamo all'accampamento. Allora, ma che è sta storia, no? Geco! E finiamolo con sto gioco, così andiamo al campo. Tu, e tu. No! No. Dove sono gli altri? No. Dove Scabbia? Ma quelle non sono le tue scarpe! Quelle sono le scarpe di Scabbia! No! Sono le scarpe. Riesco a trovare un paio di scarpe che mi stiano. Dai! Fermola finita. Dai, girate. Girate, che pancia sotto. Grazie per tutti. Non ci senti, tu? Dai, girati. A pancia sotto.
Voglio guardarti in faccia quando tiri. Fai come ti pare. Adesso ti tiri anche a me. Io non vi conosco più. Non so più chi siete. Voi gappisti, comunisti! Ma sta zitto. Tu sei l'unico russo che non ha capito neanche cos'è il comunismo. Se rimani lì dentro, fai la stessa fine di quei fascisti. Non sono fascisti. Non sono fascisti, tu lo sai. Cosa dirai, Jacob, quando si saprà la verità? Eh? Cosa dirai? Perché la verità si saprà. Quella verità? Quella verità! Te la dico io, la verità! La verità sono i compagni ammazzati all'Isonzo! La verità sono i 10 compagni impiccati su Udine! La verità è la spia fascista trovata su con loro! La verità è che questi trattavano coi fascisti! Ti basta? Ti basta questa verità? Non è la verità! Sì che è la verità! No, non è la verità! Sì che è la verità! Non è la verità! No, Jacob, no, non è la verità! Te mi hai insegnato tante cose! Ma le hai capite, Jacob, te le hai capite! Decidi sempre da solo! Non hai mai dubbi. Vuoi cambiare gli uomini? Loro non la pensano come te. E li ammazzi. Ammazza anche me allora, dai. Avanti, ammazza anche me. Anch'io sono comunista e non la penso come te. Io non lo voglio, il tuo comunismo, non lo voglio. Jacob, ascolta. Se tu puoi fare tutto questo oggi, vuol dire che lo puoi fare anche domani. E nessuno ti potrà fermare, nemmeno Dio. Perché se vivi, se respiri, se ci sei, vuol dire che lui non c'è! Per l'ultima volta, Spaccaossi, esci dalla fossa. No. Sei un uomo, te, Jacob. Che uomo sei? Eh? Tu non hai pietà per nessuno. Non hai pietà neanche per la guerra. Guarda, ti do anche la mia roba. Ecco, questa è la pistola. Quati starik zamolci! Questo è il maglione. Quati starik zamolci! Ecco, te li metto anche per benino qua per terra, così. E te li piego anche. Così non si rovinano. Starik! Quando mi sparate. Le scarpe. Ecco. Starik! Ecco. Vedi? Starik! Non avrai più male ai piedi. Ho i piedi bianchi. Se felici è più facile rimandare, essere generosi. Non sei più felice. Ricordo che lo sono stato. Accanto a persone che ho amato e che non ci sono più. Capisco. Da quando ero bambino sento dire che la vita è breve. Non lo è.
favore.